Gracias, sí señor. Come parlava il nostro amico Gabriele Gagliarini, il nostro percussionista, è la sonorità del trio romantico che fa questa differenza, no? In Latino America in questi anni. E la sonorità di questo gruppo, del trio romantico, viene per questo strumento, perché lo ha inventato lui. Perché prima suonavano con le chitarre, però le rimaneva scomodo fare queste melodie acute sulla chitarra, perché le rimaneva tutto qua, molto acuto e molto scomodo. Allora si è inventato questo strumento, che è più piccolo, anche se la cassa è come una chitarra normale, e se può suonare tutte le melodie che facevano, allora rimane molto più comodo e si fanno qua, però è sempre acuto. E Alfredo Gil, un grande, le decían el güero, vuol dire il biondo, perché era il più bianco. E c'è Lucio Navarro, di lui non mi ricordo, perché era la prima voce, era sempre questo terzo. Loro due sono stati per anni. Navarro. Navarro, sì, bravo. Per Lucio Navarro. Sì, però cambiavano, che era la prima voce, perché magari volevano fare i solisti, non lo so. E loro due sono rimasti per anni, finché sono morti con lo Spanchos. E la sonorità deriva da questo strumento, la diversità di questo gruppo trio romantico. Adesso faremo un'altra canzone. Come si chiama? Re Quinto, pensa un po', non l'avevo detto. El Re Quinto, sì. Re Quinto, sì. Perché, vabbè, parlando di acuto verso grave, è una quinta. Sì. Chi sa un po' di musica, conta 5 note e una quinta. Ah, pensavo che doveva suonare il cajón, la signora.